Ben ritrovati cari amici allo Skies TG, il web TG più esclusivo della rete a cura di lucreziafuxias.org. Ho riscontrato che vi piace particolarmente ascoltare delle storie di vita vissuta, perciò in questa puntata vi soddisferò con un'esperienza davvero unica, quella di Elena. Naturalmente poi non mancherà lo spazio dei consigli del cactus del trench, sempre più curato e sfizioso. La testimonianza di oggi è molto particolare. Ho conosciuto Elena perché si è offerta di aiutarmi a risolvere alcuni problemi col sito. Particolare non da poco se si considera che Elena è non vedente. Non solo, da sempre è attivista nel sociale con particolare attenzione alla causa HIV. Penso che le sue parole possano quindi esserci utili. E allora, benvenuta bellissima Elena, raccontaci un po' di te. Allora, sul bellissima mi fido. Ciecamente, perché tanto non ci vedo, quindi. Oh, vabbè, io sono una ragazza, ho 30 anni, quasi 31 il prossimo mese, a maggio. Sono non vedente dalla nascita per una gentile cortesia che ha fatto un medico quando si è dimenticato di mettere la garza quando ero in incubatrice. Io sono nata prematura, quindi. Si chiama retinite del prematuro, è una cosa, insomma, adesso a distanza di 30 anni dico che non è poi così grave perché almeno i cattivi non li vedo, sento l'odore, ci sto a distanza. Brava Elena, mi hai raccontato che fin da ragazzina non ti tornava tutta la disinformazione attorno ai temi HIV e AIDS, in special modo circa il contagio. Così, essendo per natura curiosa, negli anni hai approfondito la conoscenza dell'argomento, scoprendo che non è poi così facile prendere l'HIV e che un po' di buon senso in linea di massima può bastare. E alle medie dopo qualche mio compagno di classe un po' più scaltro ha cominciato a parlare di preservativi e là ho capito che era 93, 92, 93, là ho capito c'è qualcosa per cui ci si possa difendere anche facendo l'amore con le persone. Non esiste persona giusta o persona sbagliata in base alla malattia che ha o il suo passato. Esiste persona responsabile e persona non responsabile. Una persona dal passato turbolento non è che perché ha un passato negativo, per la concezione comune negativo, sia una persona da scartare. Il problema della discriminazione purtroppo lo conosci su più fronti, sia personalmente a causa del tuo handicap, sia di riflesso, in quanto sei protagonista di una coppia sierodiscordante. Sì, io sono sieronegativa e il mio ragazzo germano è sieropositivo dal 93. Anche il mio ragazzo non vede e ha perso la vista nel 2001 a causa di una recidiva di toxoplasmosi, che adesso fortunatamente non ha più perché ha viremia azzerata e quant'altro. E la vostra conoscenza è stata particolare. Un amico ti ha parlato male di lui e tu, puntigliosa, che hai fatto? Prima cosa che ho fatto è scrivere il suo nome e cognome su Google e ho trovato un link, una testimonianza riguardante il dottor Carlo Urbani. Cioè, ho capito che nonostante la gente potesse parlare male, cioè, da quello scritto, tanto stupido non era. Era, se non altro, una persona sensibile. Questo 6 anni fa. Per lunghissimo tempo poi vi siete considerati solo amici. L'interesse certo c'era, è reciproco, ma volevate verificare a fondo se c'erano delle basi reali e non virtuali su cui costruire un rapporto. Io non ho mai creduto e non crederò mai alle persone che dicono che si sono innamorate su internet. Internet è stato il mezzo che mi ha fatto conoscere la persona, ma la relazione è nata con dei presupposti esterni, delle situazioni che abbiamo condiviso. Beh, detto da te assume un significato ancor più denso alla luce del problema di dipendenza che hai fortunatamente superato. Vuoi parlarcene? Sì,
Si chiama Internet Addiction Disorder, ovvero disturbo da dipendenza da internet, IAD. Questo è il nome convenzionale che gli dà i medici, psicologi, psichiatri, però in realtà ce ne sono varie tipologie: disturbo da sesso online, piuttosto che da giochi, piuttosto che da shopping. Era un disturbo da relazioni sociali sul web, ossia per via del fatto che non riuscivo a relazionarmi bene a livello sociale, avevo problemi, non credevo nell'amicizia, insomma tutta una serie di storie, mi sono ritrovata che andavo sempre in modo anche compulsivo in cerca di rapporti in chat. Purtroppo mi sono creata una seconda identità che mi sono portata avanti per anni, anche perché avevo paura di pregiudizi, di discriminazioni. Proprio quello che è poi diventato il tuo ragazzo ti ha aiutato a guarire, mettendoti davanti all'evidenza e standoti vicino. Tra i tuoi ragionamenti mi ha particolarmente colpito il fatto che non ami frequentare specie online i gruppi di non vedenti, anzi, ne diffidi. Spiegami meglio. Non perché discrimino, perché di amici non vedenti ne ho, non è quello il problema. Il problema è che io riesco a sopportare a malapena quando le persone con la stessa disabilità o con lo stesso problema, indipendentemente da cosa sia, fanno ghetto, che non è fare gruppo. Fare gruppo vuol dire ritrovarsi, confrontarsi su un problema, sul proprio problema, come risolverlo, come in modo costruttivo. Trovo ingiusto è che tante persone con disabilità si creano appunto i ghetti perché credono che una persona che non vive la situazione in toto non capisca, possa non capire. Sono delle cose che non si possono capire, che non possiamo capire, però non vuol dire che non possiamo condividere qualcosa di profondo con qualcuno che non vive la nostra condizione. Si cade nello stesso errore in cui noi possiamo accusare le persone che ci discriminano. Proprio per dimostrarci che internet è molto di più di un giochino perditempo o l'illusione di un'arma contro la solitudine, quella si combatte prendendo il coraggio a due mani, uscendo e conoscendo persone reali. Tu condurrai presto per lo Sky TG una nuova rubrica dove sonderai la rete alla ricerca di notizie e curiosità riguardo al mondo sieroblu. Non siamo nella pelle, quindi grazie Elena e a prestissimo. Ok, ciao. Ed ora spazio al trench e ai suoi consigli del cactus. Di che ci parlerà questa volta? Benvenuti amici del cactus, dall'angolo dei consigli del cactus. Si parla tanto di ginnastica, di fitness, di vari metodi, ma sono faticose, sono faticose. Per molti di noi è impossibile andare in palestra, sollevare pesi, fare chilometri di corsa. Chi ci dà una risposta? La medicina tradizionale cinese. Parte della medicina tradizionale cinese si chiama Tai Chi Quan, ed è in realtà un'arte marziale che si chiama Wushu, però recitata e danzata al rallentatore. Dà armonia, stabilità, equilibrio, allunga i muscoli, potenzia i muscoli e dà un senso di benessere, di bilanciamento appunto di questo leggero possedimento. L'importante è scegliere un centro adatto, cioè un centro dove ci siano persone competenti per imparare. Poi si può praticare praticamente ovunque, in un bosco, in riva al mare all'alba. Si cominciano a vedere sempre più persone che fanno Tai Chi in giro per l'Italia. E vi assicuro che è una cosa benefica. Non costa molto, l'abbigliamento è un paio di scarpe da danza, non è necessario assolutamente il kimono.
e con 20 euro al mese, 30 euro al mese vi garantite un corpo scultoreo e tanta energia. Ciao ragazzi, a Mantova è tutto. Grazie a Trench e a voi che ci avete seguiti. Se mi riesce, entro fine mese mi piacerebbe dedicare uno speciale alla ricerca del dottor Savarino, che aspetta in archivio da un po'. Speriamo bene. Un bacio e a presto. E ricordate, usate sempre il preservativo.